effetti della pandemia, metà degli alberghi trevigiani rischia la chiusura, troppo ancora l'incertezza. Questa è l'anticipazione di un'analisi shock che nei prossimi giorni sarà diffusa da Federalberghi. Non solo la stretta sui maxi schermi a Treviso, per Italia e Inghilterra ci sarà anche un potenziamento dei controlli anti-alcol per il post partita. Intanto i sindaci della Marca vanno in ordine sparso e Zaia dice deve prevalere il buon senso. 43enne ubriaco al volante, percorre 30 km lungo la A27 contro mano, l'allarme la scorsa notte, la portata intercetta la vettura, sfiorata la tragedia. Drammatico incidente sulla Treviso Mare stamane, 31enne di Musile di Piave, papà di un bimbo di 4 anni, muore nello schianto tra il suo pick-up e un camion, dolore anche a San Biagio dove il giovane lavorava. Fulmine colpisce il tetto di un'abitazione a Crocetta del Montello, innescando un rogo, l'anziana inquilina salvata dall'intervento dei vigili del fuoco. Elezioni a Conegliano, stamane la presentazione del candidato ufficiale di Lega e Fratelli d'Italia, l'investitura di Zaia per l'imprenditore e patron dell'Imoco Volley, sicurezza, decoro e rilancio economico i temi cardine. Domani i funerali di Vittorio Zanini dal teatro comunale al municipio fino al Duomo, i luoghi dell'ultimo saluto, camera ardente aperta da stamane, fascia tricolore sulla salma dello storico protagonista della politica trevigiana. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre con l'anticipazione di un'analisi shock che nei prossimi giorni sarà diffusa da Federalberghi, che riguarda nello specifico la Marca trevigiana, con uno scenario davvero inquietante per i prossimi mesi, i prossimi anni. Si dice da questa analisi che più del 50% delle strutture pensa che non ce la farà. Dato shock, dato gravissimo. Dato gravissimo, quindi non sappiamo veramente dove finiremo. Questa è una ricerca che uscirà, credo, la prossima settimana. I dettagli della ricerca saranno diffusi nei prossimi giorni, ma è comunque una prospettiva nera quella che Federalberghi Treviso già traccia da qui all'imminente futuro, soprattutto se l'incertezza della pandemia continuerà a pendere come una spada di Damocle sugli spostamenti interni e internazionali. 50% di alberghi trevigiani a rischio significa in termini assoluti poco più di 80 strutture. Siamo 176 strutture. Tenga presente, e abbiamo la concorrenza, visto che così parliamo anche delle difficoltà del nostro settore, della bellezza di 1700 locazioni turistiche. Quindi voglio dire, siamo 1 a 10. Per il turismo, soprattutto quello delle città d'arte e del congressuale, ripresa quindi è ancora una parola lontana. Diciamo che se dobbiamo parlare della ripresa alberghiera, non è che pensiamo che il 22 sia tutto finito, noi ne siamo convinti. Sappiamo bene che per ritornare ai livelli del 19 ci vorranno altri 2-3 anni. Come minimo. Eppure resta il paradosso della manodopera che non c'è, problema che non riguarda soltanto le località di mare, ma anche la Marca. È una situazione drammatica soprattutto per quello che riguarda il livello medio dei nostri, diciamo, occupati, no? Quindi il livello che va sui 1200-1300 euro al mese, abbiamo avuto veramente una situazione complicatissima. A mancare all'appello sono quei lavoratori che causa pandemia si sono ricollocati in altri settori, ma anche quelli che preferiscono la via del sussidio. Ci sono quelli invece che i 600-700 euro e magari qualche lavoretto in nero gli va bene e quindi non sono più disponibili, non vengono a lavorare. Queste le sfide per la Federalberghi di Treviso, che proprio in questi giorni ha rinnovato i suoi vertici confermando alla guida Kerr un settore quanto mai appeso alla variante Delta e al ritorno di quella mobilità internazionale che stava facendo volare prima della pandemia anche il territorio trevigiano. Gli effetti della pandemia e poi gli effetti anche della variante Delta, gli effetti della le decisioni della prefettura dopo quanto visto nel post Italia-Spagna. Il maxi schermo in piazza ci sarà, a dirlo il sindaco di Pederoba, nonostante l'invito del pressante del prefetto di Treviso ieri. La risposta del prefetto Laganà è chiara: non è la gestione comunale dei maxi schermi a preoccuparci. Intanto lo stesso prefetto ribadisce che ci sarà un potenziamento anche sui gli alcolici. Lo stop ai maxi schermi in piazze plateatici per la finalissima degli europei porta con sé la scia di polemiche e di chi non coglierà l'invito rivolto ai sindaci della provincia dal prefetto, come a Pederoba, piccolo comune in cui il maxi schermo ci sarà. Non vorrei paragonare la città di Treviso a un paesello piccolo come Pederoba. Nel caso specifico ci saranno 100 sedie massimo,
ci sarà un triage all'entrata della piazza, compilando una scheda, nome, cognome, eccetera. Paradossalmente, devo dire che la realizzazione di un megaschermo, diciamo così, tra virgolette, gestito dal comune, preoccupa meno, perché io do per scontato che il comune adotti le misure. Quello che invece preoccupa è una forma di, diciamo così, un fai da te, no, di schermi messi all'esterno dai gestori, preoccupati unicamente, giustamente, di avere, come dire, il massimo profitto della serata, ma senza poi preoccuparsi più di tanto di quello che accade esattamente mezzo metro in là del loro plateatico. E infatti, a pesare sulla decisione presa ieri in sede di Comitato per l'Ordine e Sicurezza, è stata l'eventualità di scie di intrattenimento al di fuori degli spazi dei pubblici esercizi, incontrollate e incontrollabili, oltre che non pianificabili per un controllo mirato da parte delle forze dell'ordine, controllo che nel post partita sarà invece concentrato nelle aree consuete dei caroselli. E in ogni caso, siccome sono i caroselli anche con le auto, saranno controlli importanti anche sul fatto che non ci siano persone alla guida con non in perfette condizioni psicofisiche, per evitare incidenti. Provvedimento che divide anche in virtù del fatto che all'interno dei locali la visione sarà invece consentita, creando per chi ha spazio al chiuso la dimensione contenuta da bar dello sport più che da grande evento collettivo. Siamo in qualche modo favorevoli alla decisione, diciamo, presa dal prefetto, perché abbiamo visto tutti un po' quelli che sono stati risvolti delle scorse settimane. Facciamo un po' di attenzione, perché comunque ci sarà una criticità nella decisione, che sarà quella, diciamo, di rendere possibile comunque il dopo partita, quindi ci sarà sicuramente un assembramento inevitabile, e quindi su questo siamo un pelino più critici, nel senso che andava gestita un pelino meglio e andavano sempre favorite le situazioni molto organizzate e molto controllate. Sì, insomma, dalla prefettura ai maxischermi, se organizzati dai comuni, quindi con tutte le disposizioni, no al fai da te. A Montebelluna interviene in queste ore il primo cittadino Elzo Severin, dice: preciso che domenica sera i titolari degli esercizi pubblici in città potranno eventualmente prevedere la visione della partita, purché nel rispetto delle disposizioni vigenti, e in particolare prevedendo posti a sedere e garantendo il distanziamento tra le persone. Viceversa, non sono invece ammessi assembramenti davanti agli schermi, né seduti né in piedi. Resta ovviamente l'invito a rispettare le regole, qualunque sia l'esito. Quindi a Montebelluna la scelta, no maxi schermo, però sì, per esempio, i plateatici nei bar con la TV, purché si venga mantenuto il distanziamento. Insomma, un po' i sindaci in ordine sparso. Di questa vicenda ha parlato oggi anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che era a Conegliano, lo vedremo dopo, per la presentazione del candidato di Lega e Fratelli d'Italia Garbellotto, e ha parlato proprio della questione maxi schermi. Io dico che se c'è distanziamento e c'è rispetto delle regole si può far tutto. La verità è che abbiamo visto delle immagini raccapriccianti, abbiamo visto disgiochi in piazza, e penso che poi ci ritroviamo i contagi sempre in ospedale. Poi è inutile fare i filosofi della pandemia quando abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali si riempiono perché poi c'è una diffusione del contagio che passa attraverso il non rispetto delle regole. Fa ancora una volta appello al buon senso il presidente della regione Luca Zaia di fronte al florilegio di provvedimenti che in queste ore riguarda diverse città del Veneto, su tutti il divieto di maxi schermo in luoghi pubblici, da Treviso a Padova, passando per Jesolo. Una questione tutt'altro che di dettaglio, guardando a quanto successo in occasione della semifinale Italia-Spagna, troppo elevato il rischio di contagio nei giorni in cui la discesa della curva epidemiologica si è arrestata, complice la diffusione della variante Delta. Noi dobbiamo sapere che la variante Delta comunque diventerà endemica, cioè sarà d'ampia diffusione. Dobbiamo sapere anche che i giovani probabilmente diventeranno, coloro che si infetteranno diventeranno degli asintomatici, quindi non avranno guai. Ma il vero problema quale sarà? Se vanno a casa hanno un genitore o hanno un nonno o un parente, diciamo, adulto o anziano che non è vaccinato. Quindi l'appello è alla vaccinazione, proprio per prevenire, perché l'ospedalizzazione non c'è, nel vaccinato non c'è. Già, la campagna vaccinale che da un lato sconta ancora troppe defezioni, dall'altro subisce i rallentamenti delle consegne. La verità è che ci vorrebbero più vaccini, la verità è che non dovevano firmare quel contratto europeo che è altamente vincolante. Io avevo tentato di proporre l'acquisto diretto, ma mi hanno detto che così non si fa, adesso vedete i risultati. Restano i consigli di sempre e una rassicurazione che vale per tutte. Utilizzate la mascherina in tutti i casi di assembramento, igiene delle mani, distanziamento sociale, e ne veniamo fuori. E ovviamente vaccinarsi. Noi non ricoveriamo pazienti in variante Delta vaccinati, questo lo devono sapere tutti.
Allora, a proposito delle vaccinazioni, abbiamo detto qualche giorno fa, è lunedì il giorno in cui si partirà con le vaccinazioni in farmacia anche nella Marca Trevigiana, secondo appunto previsto dall'accordo sottoscritto dalla Regione Veneto con i rappresentanti della categoria. Allora sono 12 le farmacie che partiranno con questo servizio, le vedete allora in sovraimpressione, così potete segnarvi quali sono quelle più vicine a casa vostra. Sono a Castelcucco, Godega di Sant'Urbano, Zenone degli Ezenivi, Vazzola, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zero Branco, Farra di Soligo, Istrana, Cavaso del Tomba e Casale Susile. Lasciamo ancora questo cartello in modo che abbiate la possibilità di segnarvi la farmacia più vicina. Sono 12, dicevamo, quelle che inizieranno da lunedì 12 le somministrazioni. Successivamente aderiranno all'iniziativa anche altre farmacie. L'elenco aggiornato sarà poi sempre disponibile e consultabile sul sito dell'ULS 2 Marca Trevigiana, prenotazioni che verranno gestite sempre e direttamente dalle farmacie. Dunque, ripeto, Castelcucco, Godega di Sant'Urbano, San Zenone degli Ezzelini, Vazzola, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zero Branco, Farra di Soligo, Istrana, Cavaso del Tomba e Casale Susile sono appunto le prime 12 farmacie a partire con la vaccinazione a partire da lunedì prossimo. Adesso la cronaca con la tragedia sfiorata la scorsa notte lungo la 27 tra Conegliano e Vittorio. Un 43enne residente nel Bergamasco ed era in viaggio di lavoro a Belluno, era completamente ubriaco, aveva un tasso alcolemico ben oltre il consentito e ha percorso, pensate, contromano la carreggiata ovest della 27 per 30 km tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto, scatenando ovviamente il panico tra gli altri automobilisti prima di essere intercettato dalla polizia stradale. Era ubriaco alla guida di una BMW. La pattuglia è stata allertata ed è riuscita a bloccare il veicolo segnalato all'uscita dalla galleria denominata Cave Ovest. L'allarme all'1.30 della scorsa notte, forse anche l'orario ha inciso sulla, fortunatamente sulla l'aver evitato un bilancio tragico, oltre ovviamente che con l'intervento pronto della stradale. L'uomo è stato denunciato, subirà anche un processo, subirà la revoca della patente di guida, oltre a pagare delle sanzioni amministrative che vanno da 4.000 a 11.000 euro. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. Non si è invece purtroppo sfiorata la tragedia questa mattina a Caposile lungo la Treviso Mare, a perdere la vita un giovane papà di 32 anni che lavorava a San Biagio di Callalta. L'ultimo post su Facebook lo aveva dedicato alla festa del Redentore, forse qui a Venezia che Valentino, soprannominato Lillo, voleva trascorrere una serata di svago e spensieratezza, un progetto tra i tanti di un giovane padre di un bimbo di 4 anni che alle 7.30 lungo la Treviso Mare si è bruscamente interrotto in uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Valentino Polato, 32 anni, residente con la compagna e il figlioletto a Mille Pertiche di Musile, ma originario di Noventa di Piave, si trovava a bordo di un pick-up quando si è scontrato con un tir. Stava rientrando dal lavoro alla SGD Group di San Biagio di Callalta, specializzata in disinfestazione. L'impatto nel territorio di Caposile, nelle vicinanze della rotonda che si interseca con la regionale triestina. Il conducente del camion rimasto ferito è stato estratto dai vigili del fuoco prima di essere affidato al personale medico e trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Illeso invece il passeggero che viaggiava con lui. Letteralmente in tilt, il traffico deviato verso la viabilità secondaria con i carabinieri di San Donà lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. A ricordare Valentino, tra gli altri, l'assessore di San Donà Walter Codognotto, che ha postato uno scatto del ragazzo impegnato nell'organizzazione del carnevale cittadino. Profondo cordoglio Musile con il sindaco che nelle prossime ore incontrerà la famiglia. Il dispiacere della comunità ovviamente è enorme, perché già abbiamo perso 4 giovani vite pochi 2 anni fa. Adesso un altro ragazzo che perde la vita, tra l'altro anche questo comunque è un ragazzo che tornava dal lavoro, da quello che mi risulta, quindi un incidente non dovuto ad alcol o comunque a situazioni insomma, dove una persona è alterata, anzi, e quindi il dispiacere è ancora più grande. Sconvolti i colleghi della SCD di San Biagio che hanno affidato una nota il loro cordoglio nel pomeriggio. Era dotato di umiltà, senso del dovere e sacrificio. Anche i clienti lo hanno apprezzato sia umanamente che professionalmente. Adesso a Preganziol per gli ultimi aggiornamenti sull'assalto in villa.
È ancora prematuro dire che si possa trattare di una banda, di una banda organizzata, e comunque stiamo impegnando tutte le nostre energie per riuscire ad arrivare all'identificazione degli autori di questo reato. Indagini a tutto tondo, si procede su diversi binari per risalire i rapinatori che nella notte tra martedì e mercoledì sono entrati nella villa del conte Giuseppe Marcello dal Maino, eludendo il sistema di allarme, forzando l'ingresso per poi intimidire, terrorizzandoli con un cacciavite, i proprietari e la figlia che erano in casa. Entrati in piena notte, quando anche il custode dormiva con la famiglia nella pertinenza della dimora, sono scappati dopo aver fatto razzia di monili, oggetti d'argenteria, facendosi consegnare contanti. Nessun elemento viene tralasciato, si indaga anche nella cerchia dei conoscenti. Al momento l'attenzione si concentra sulle analogie della rapina di Preganziol con altre avvenute nelle province limitrofe. Non si esclude la possibilità di una serialità dei rapinatori. Questo è anche un aspetto del lavoro che stiamo svolgendo, e cioè a dire la ricerca di episodi simili per modus operandi a quello avvenuto a Preganziol nella notte scorsa. Fondamentale l'acquisizione delle immagini fornite dai sistemi di videosorveglianza per ricostruire i movimenti prima del colpo. Anche gli impianti di videosorveglianza della zona e tutte quelle che sono le acquisizioni che possono essere utili per risalire agli autori di questo gesto criminoso. Attimi di paura ieri sera a Nogaré di Crocetta del Montello, in un edificio vicino a un ristorante, edificio dove risiede l'anziana madre della proprietaria, del proprietario del locale. Il tetto dell'abitazione, forse a causa di un fulmine, si è incendiato. La donna disabile era nella zona del sottotetto. A salvarla sono stati i vigili del fuoco di Montebelluna e Castelfranco, che hanno poi affidato la donna alle cure dei medici del SUEM 118. Fortunatamente è rimasta illesa. Le operazioni di spegnimento dell'incendio hanno reso inagibile appunto la casa, sono terminate nelle prime ore della mattinata. E poi un altro blitz della Guardia di Finanza, questa volta di Castelfranco nel mirino, per l'ennesima volta un laboratorio tessile gestito da cittadini cinesi ad Altivole. Dentro, dove lavoravano in nero 7 persone, si trovavano numerosi cavi elettrici scoperti che pendevano proprio sopra la postazione dei dipendenti sfruttati. In più, sia all'interno che all'esterno del capannone c'era circa mezza tonnellata di rifiuti speciali, scarti della lavorazione tessile, apparecchiature elettriche ed elettroniche, stoccati ovunque. Il blitz della Guardia di Finanza di Castelfranco ha permesso di individuare ad Altivole l'ennesima azienda tessile irregolare gestita da cittadini cinesi. I 7 operai in nero sono 5 connazionali del titolare e 2 di origini pakistane e bengalesi. Tutto sotto sequestro, l'immobile, i rifiuti, i 49 macchinari industriali e annessi banchi di lavoro, capi semilavorati e materiali vari per la lavorazione tessile. L'imprenditore cinese è stato denunciato e segnalato alla Direzione Territoriale del Lavoro, che ha sospeso temporaneamente l'attività. La politica è stato il giorno oggi della presentazione ufficiale del candidato di Lega e Fratelli d'Italia a Conegliano, Piero Garbellotto, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi. Lo vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso riparte dalla politica. Oggi è stato il giorno a Conegliano di Piero Garbellotto. Signore e signori, vi presento un nuovo sindaco di Conegliano. Investitura direttamente dal presidente del Veneto Luca Zaia per Piero Garbellotto, candidato sindaco di Lega, Fratelli d'Italia e di Una Civica per Conegliano. E qui sta l'altra grande novità di oggi. E abbiamo iniziato questo nostro percorso qui a Conegliano, mettendo insieme le anime di centro. Infatti io oggi parlo a nome della lista Libertà Civica, ma parlo anche a nome dei popolari di Zambonna, perché insieme abbiamo messo questo... Un applauso che sottolinea l'importanza dell'appoggio politico, segnali di ulteriore indebolimento di Fabio Chies, ex sindaco e candidato per Forza Italia. Che gli attriti tra i due non siano solo politici, lo sottolinea lo stesso Piero Garbellotto durante il suo intervento. Sono nato e cresciuto a Conegliano, in una Conegliano che aveva sicuramente un volto diverso rispetto alla Conegliano di oggi. Una Conegliano che era una città viva, una città sicura, una città in espansione economica, una città che l'unica preoccupazione che avevamo noi ragazzetti a 15, 16 anni era quella di avere la maglietta netta per venire in centro. È una città che in questi anni io ho visto sfiorire. Ho visto sfiorire sicuramente a causa anche della congiuntura economica, sicuramente a causa di tanti motivi, ma è altrettanto vero che altre città in questo periodo non sono sfiorite. A me piange
il cuore aver visto Conegliano scendere e non rappresentare più il ruolo che rappresentava prima. Una cosa che mi ha fatto scattare la molla è stata quella rissa che ho visto in Piazza Cima 2 mesi fa. Cioè la Piazza Cima, che era il salotto buono della città, diventata un incontro di scontri tra bande. Ma vediamo che qui lo stesso Biscione, che se non fosse per la buona volontà degli esercenti e di chi ci vive, è in uno stato sicuramente non degno di come era partito. Ecco perché la sicurezza è la prima priorità del candidato e perché lo stesso Zaia l'abbia sottolineato così. Io penso che questa città abbia bisogno anche di un sindaco che sia sceriffo, quindi te faremo girare con la stella, perché penso che più apolitico di questo progetto non ce ne sia. Perché l'obiettivo è uno solo, non quello di sventolare una bandiera, lo dico contro i miei interessi, ma che è quello di portare in su questa città. Poi il decoro con parole dure per le passate amministrazioni. Un altro problema ce l'abbiamo qui alla mia sinistra, l'ex area Zanussi. Io ho 41 anni, è 30 anni che sento parlare dell'ex area Zanussi. È 30 anni che si vede questo tumore al centro di una città come la nostra. È 30 anni che ci sono ancora i capannoni da demolire ed è, credo, 10 anni che è sottoposta a fallimenti e a quant'altro. Un approccio pratico per amministrare Conegliano, dunque, sottolineando infine dove l'imprenditore delle botti e presidente dell'Imoco troverà il tempo per fare il sindaco. Se lei mi sta dicendo che solo un nulla facente può fare il sindaco, vedrò di diventare un nulla facente. Io credo una cosa, ho detto mi ispirerò da Brugnano nel momento in cui vincerò. Ci ho messo 2 mesi a decidermi perché avevo bisogno di riorganizzare la mia vita, l'ho riorganizzata, sono pronto ad apprendere questa sfida e questo impegno. E Conegliano non è l'unico ovviamente comune che torna al voto nella Marca, altri fronti aperti sono in città importanti come Villorba, Montebelluna ed Erzo, dove la Lega si appresta a ufficializzare i suoi candidati. Divisi al governo ma uniti a Conegliano. Beh, insomma, il centrodestra localmente deve correre unito, l'abbiamo sempre detto. Come dire che non solo per Conegliano i giochi sono fatti, lo conferma anche il commissario provinciale della Lega, il gran cerimoniere delle candidature concordate. A Villorba noi abbiamo fatto una sintesi con l'amministrazione uscente, con i militanti della sezione eccetera, e giustamente abbiamo la candidatura di Francesco Soligo, che è una persona che ha esperienza amministrativa, è stato già vice sindaco di Marco. Scelta che però non accontenta tutti, con la consigliera Emanuela Parchi decisa a correre da sola. È ovvio che chi poi fa qualcosa di diverso rispetto a quello che decide la Lega, ovviamente per definizione si mette fuori senza che nessuno faccia nessuna azione. Situazione compatta nel centrodestra invece per Montebelluna. Avevamo tantissime persone, vedi anche Michele Toaldo, bravi amministratori con esperienza eccetera, quindi era anche un po' difficile scegliere. Alla fine siamo riusciti a trovare la sintesi su Adalberto Bordin con l'appoggio di tutti quanti e andremo a dare una buona proposta anche a Montebelluna. Domani invece in Piazza Grande Oderzo l'ultima riconferma. Maria Scardellato ha saputo sicuramente fare cose importanti per Oderzo, è una persona pragmatica e concreta e quindi per noi era importante dare continuità. È stato politico di razza, amatissimo a Treviso, consigliere, storico consigliere, assessore, insomma parliamo di Vittorio Zannini. Domani a Treviso i funerali, la cerimonia funebre con un vero e proprio corteo che si snoderà in alcuni punti della città, stamane la camera ardente. Una presenza discreta ma continua. Oggi ha voluto salutare per l'ultima volta Vittorio Zannini. In tanti si sono recati alla casa funeraria vicino al Cafoncello, dove la salma è stata composta. Fiori gialli e la dedica con riferimento a Zorro, personaggio su cui aveva impostato una delle ultime sue campagne elettorali, vicino alla fascia tricolore, che ha indossato centinaia di volte in rappresentanza del sindaco di Treviso. Sul cuscino quella azzurra da consigliere, ruolo che ha rivestito di fatto per mezzo secolo, ma soprattutto il portachiavi con lo scudo crociato che lo accompagnerà anche nell'ultimo viaggio di domani. La partenza è fissata per le 9:15 dal Cafoncello, con il piccolo corteo dei congiunti che lo seguirà fino davanti al Teatro Comunale, che ha sempre strenuamente difeso da assessore alla cultura. Qui sosterrà per qualche minuto, per poi spostarsi davanti alla statua di Mario del Monaco in Piazza Borsa, che ha fortemente voluto in quel luogo, tanto da incatenarsi quando la precedente giunta aveva ipotizzato lo spostamento.
Successivamente il feretro salirà verso Piazza dei Signori, dove sosterrà davanti alla scalinata di 300, che Vittorio Zanini ha percorso innumerevoli volte da politico e amministratore. Qui ci sarà il sindaco Mario Conte per l'abbraccio laico di tutta la città. Sarà quindi la volta di Casugana per l'ultima sosta prima di imboccare via Cornarotta e Piazza Duomo, dove all'interno della cattedrale alle 10 si celebreranno i solenni funerali. Infine Vittorio Zanini proseguirà per il cimitero di San Lazzaro, dove verrà tumulato, diventando un altro luogo della memoria di personaggi che hanno fatto la storia di Treviso. Adesso parliamo di turismo e parliamo della possibilità di raggiungere Treviso da Jesolo e Jesolo da Treviso in bici e in bus. La Greenway è un percorso ciclopedonale di 62 km che collega Treviso a Jesolo seguendo il corso del fiume Sile. Oggi è possibile provare questa esperienza grazie al progetto di Treviso Bike e e-bike con la collaborazione di ATVO con le biciclette e poi un servizio navetta per fare ritorno. In coinvolgimento di ATVO abbiamo deciso di attivare un servizio di pick-up che consenta alle persone che noleggiano una bicicletta e percorrano la ciclabile da in un senso o nell'altro di essere recuperati o in Prato Fiera a Treviso o in Piazza Nember a Jesolo e essere trasportati a casa. È il piacere di vedere il territorio con una prospettiva diversa. Tu immagina poter percorrere 20-30 km oggi con le biciclette assistite, questa cosa è alla portata di tutti, e poterle fare con una velocità molto sostenibile, potersi fermare a guardare la laguna, a guardare la parte del Sile per andare verso Treviso, eccetera, credo sia fondamentale. Noi abbiamo un territorio bello che non ha bisogno di nulla perché è bello di suo, dobbiamo farlo conoscere al mondo. Il servizio è semplice, si prenota una bicicletta da Treviso Bike telefonicamente o dal sito aziendale. Dopo la messa in sella viene installata una app che guiderà i ciclisti lungo tutto il percorso e all'arrivo si potrà parcheggiare presso uno dei due store e rilassarsi, al costo di 40 euro. Il servizio ha fatto il suo esordio il 15 maggio e da allora ne hanno già usufruito circa 200 persone. La più temeraria è stata una signora di 82 anni di San Vito al Tagliamento che ha percorso i 62 chilometri insieme alla nipote di 9 anni. Il sindaco Zoggia ha ricordato l'impegno del comune per la realizzazione di nuove piste ciclabili. Presente all'inaugurazione anche l'assessore regionale Calzavara. Bello ovviamente percorrere la Greenway quando c'è bel tempo. Allora che tempo farà nelle prossime ore e in questo weekend? Ce lo dice come ogni venerdì il generale Iannicelli. I temporali di ieri hanno fatto diminuire sensibilmente il tasso di umidità, il vapore precipitato, il vapore acqueo nell'atmosfera, quindi oggi una giornata tersa, limpida, con una temperatura al di sotto dei 30 gradi. La cosa è temporanea, infatti poi le temperature cresceranno ancora. Come vediamo dalla carta è evidente l'azione dell'anticiclone, vedete che i sistemi perturbati sono lontani, al di sopra dei nostri paralleli, quindi lasciano libera tutta l'Italia, un po' di instabilità qui a est. Più a ovest invece, sull'Atlantica ancora, notiamo l'organizzarsi di un sistema perturbato più intenso che ancora mancano diversi giorni, ma la strada sarà quella di scendere verso sud-est e poi per martedì e mercoledì interessare le nostre zone. Torniamo a domani e dopodomani, cielo in prevalenza sereno, una moderata attività comuniforme del pomeriggio, per domenica forse più intensa nella pedemontana e sui rilievi, dove potremo avere qualche fenomeno di instabilità, nulla di più. Lunedì, ripeto, buono, e poi un paio di giorni, due o tre giorni di instabilità proprio per il cedimento temporaneo dell'anticiclone. I venti saranno deboli, di direzione variabile, un po' di brezza naturalmente piacevole sulle coste. Le temperature appunto già da domani oltre 30 gradi e rimarranno oltre i 30 gradi probabilmente per tutto il mese. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto inizialmente leggermente mosso e poi tende al poco mosso, quasi calmo, è tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. In primo piano anche qui Italia-Inghilterra, la finale degli europei, rafforzamento dei servizi di controllo coordinato, l'ha deciso il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica riunito dal Prefetto.
Maxi schermo Lambioi, 200 posti disponibili a prenotazione obbligatoria per la cronaca bruciati in meno di un'ora. Belluno si prepara così alla finale dei campionati europei di calcio di domenica sera. Grazie alla collaborazione del Cinema Italia, il Comune ha previsto l'installazione di uno schermo gigante per poter seguire gli azzurri sulle rive del Piave. Tutto avverrà in sicurezza. Le disposizioni sono state date in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica dal prefetto Savastano. Non si contrasta l'organizzazione degli eventi. L'organizzazione degli eventi va gestita, va disciplinata. Si esamina la Safety, quindi il modello organizzativo adottato, la security in senso proprio, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e le misure precauzionali anticontagio. Una cornice di sicurezza messa in campo anche per i prossimi ritiri all'ombra delle Dolomiti delle squadre di Serie A, Lazio e Venezia e per tutti gli eventi organizzati nel bellunese. È massima l'attenzione sul rispetto delle norme vigenti, distanziamento e mascherine obbligatorie in caso di affollamento, che proprio per la finale degli europei pare un'ipotesi realistica più che remota. Sul regolare svolgimento della serata vigilerà la polizia locale, al cui comandante Rossetti il prefetto ha chiesto di rafforzare i servizi di controllo coordinato. Durante l'orario di servizio dei vigili urbani, che corrisponde perfettamente poi alle fasce, quelle preserali e serali, ci sarà la pattuglia, una o più pattuglie della polizia locale. Controlli saranno eseguiti anche per evitare atti ingiustificati di inciviltà che, dice il prefetto, quando diventano reati vanno prevenuti e contestati. E abbiamo elaborato un dispositivo di maggiore presenza delle forze di polizia in Piazza dei Martiri, nelle vie del centro storico, anche per dare una risposta concreta a quanti cittadini residenti in centro mi avevano inoltrato un esposto. L'economia, la pietra tombale sul progetto Italcomp messa ieri, ha lasciato di stucco i sindacati. Il presidente Zaia fiducioso sulla soluzione della crisi. Da un lato l'ottimismo sia pur cauto del presidente Zaia, dall'altro l'ira della fiomma che sul naufragio del progetto Italcomp non trattiene, rabbia e preoccupazione. Non si può passare da una fase nella quale si fanno gli annunci dei mirabolanti progetti a una fase nella quale questi progetti vengono affossati con un stringato comunicato stampa. Il riferimento all'agenzia di stampa di ieri, a cui il ministro Giorgetti ha delegato la comunicazione senza passare per i tavoli istituzionali e per i 315 lavoratori di ACC che in Italcomp avevano visto spiragli solidi per la rinascita dello stabilimento, è risuonato il De Profundis. Su ACC non ha detto nulla, avesse almeno detto il 37 è pronto, è alla Corte dei Conti, i soldi stanno per arrivare, la vendita, perché sappiamo che c'è una gara aperta, avverrà con un'azienda sostenuta finanziariamente da un governo che quell'azienda ha creduto. Ricordiamo tutti che ACC è un'azienda posta in amministrazione straordinaria, quindi sotto la tutela del Ministero. Per noi è un'azienda strategica e in particolar modo perché parliamo di un territorio che non poche difficoltà, pensate allo spopolamento di questo territorio, cioè se ne vanno 1000 persone all'anno. Il presidente Zaia, oggi elogiando la condotta lodevole dei lavoratori, ha manifestato fiducia sull'esito positivo della crisi di ACC. È stato firmato l'accordo sia dal ministro Giorgetti che dal ministro Daniele Franco per l'articolo 37, che vuol dire risorse fresche in anticipazione ad ACC, per ACC, e dopodiché io spero che nel giro di qualche giorno si chiuda tutta la partita. In attesa dell'esito della gara e soprattutto di notizie certe sull'iter dell'articolo 37 del decreto sostegni, il segnale della FIOM è chiaro. Se queste risposte dovessero tardare, non è escluso che andiamo anche verso ulteriori manifestazioni di protesta con i lavoratori e le lavoratrici. Staremo a vedere intanto le previsioni del tempo e il telegiornale finisce qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rotamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Anticiclone sempre più presente, sabato 10 luglio sarà una giornata di bel tempo e caldo, un po' più sopportabile. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche nuvoletta sui settori montuosi e pedemontani ci sarà, ma del tutto innocua. Clima gradevole con temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 31 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario con qualche addensamento sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole invece altrove. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo occasionali annuvolamenti con veloci acquazzoni al pomeriggio sui settori di confine, tanto sole altrove. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rotamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.